Ben ritrovati, cari amici appassionati. Oggi seguiremo insieme l'evolversi degli ultimi chilometri della ventesima tappa del Giro d'Italia. L'arrivo è previsto in cima al Monte Zoncolan. La prima notizia di giornata riguarda Riccardo Pantani. Il corridore della Generale Ferrero ha conquistato matematicamente la maglia azzurra. Nelle immagini in diretta passiamo sui 5 battistrada. Si tratta di Pantani, Trofimo, Kruiswijk, Chavez e Pires, che hanno appena raggiunto Oaro ed hanno un vantaggio nei confronti del gruppo di poco superiore ai 5 minuti. Ecco che i battistrada stanno per iniziare la salita al terribile Monte Zoncolan. Riccardo Pantani in testa al gruppo, tuttavia l'andatura non è elevatissima tutt'altro. Ed ecco i corridori che transitano sotto lo striscione che indica 10 km alla conclusione. E c'è il primo tentativo di attacco, infatti parte Pires, il portoghese della Trinkoff Saxo che cerca di aumentare l'andatura. Alle sue spalle Chavez che si prende gli oneri dell'inseguimento, seguito da Kruiswijk, Trofimov e Pantani. Con le immagini passiamo sul gruppo, anch'esso sulle prime rampe della salita e ci sono subito i primi attacchi. Partono infatti Maika ed Aru. Intanto davanti Pires è stato ripreso, con Kruiswijk che prova ad andarsene da solo. Eccolo qui l'olandese, alle sue spalle Chavez, Trofimov e Pires, più staccato Pantani che sta cercando di salire con il proprio passo. Intanto dietro Quintana ha ripreso Maika ed Aru, mentre alle loro spalle è Willermo che sta lavorando per Pozzovivo e sta cercando di ricucire il gap con il gruppetto della maglia rosa. In questo gruppetto vediamo anche Port, Tavaschi, Girotto scortato da Cattaneo, ecco anche Uran che risale posizioni insieme a lui Joaquin Rodriguez. Intanto davanti Chavez ha ripreso Kruiswijk, le loro spalle Trofimov cerca di prendere la loro scia ma sembra abbastanza in difficoltà. Più indietro invece Pires e Pantani. Intanto dietro è Quintana a fare il ritmo con Aru e Maika che adesso fanno fatica a tenere le sue ruote, anche se l'italiano cerca di affiancarlo proprio in questo momento. 5 km all'arrivo per i due battistrada che hanno qualche metro di vantaggio proprio su Trofimov. Più dietro intanto Pantani ha ripreso e superato Pires e si lancia all'inseguimento, vedete davanti. Pendenze durissime in questo tratto della salita, superiore al 20%. Superato il cartello dei 5 km anche da Aru, Quintana e Maika, mentre dietro è Pozzovivo che cerca di aumentare il ritmo per ricucire proprio sul gruppetto Quintana, con lui Rodriguez, Port, mentre fa fatica Rigoberto Uran, rimane qualche metro più dietro. Ecco proprio il colombiano. Dietro di lui vediamo Martin, Tavaschi, Scarponi, Nieve ed ecco anche Girotto. Ancora Kruiswijk e Chavez, Trofimov ormai è nella loro scia. E sta arrivando anche Pantani. Attenzione però perché alle spalle del giovane scalatore italiano c'è la maglia rosa di Quintana che quindi sta cercando di uscire sul battistrada e vuole giocarsi la tappa, staccati Aru e Maika. Qui dietro il gruppetto di Porto. Ecco proprio Pantani che sta per riprendere il battistrada con Chavez che prova l'allungo, ma attenzione a Quintana, arriva anche lui. Siamo proprio sotto l'ultima galleria con Chavez che prova ad aumentare il ritmo, ma le forze sono all'omicino. E allora arrivano Pantani e Quintana. Attenzione perché siamo a 1000 metri dalla conclusione. Saranno probabilmente loro due a giocarsi la vittoria di tappa. Eccoli qui, fianco a fianco.
E parte Quintana, stoccata secca di Quintana che lascia sul posto Pantani, non ce n'è per nessuno, andrà a vincere anche questa tappa Nairo Quintana, mentre dietro si battaglia per la seconda posizione. Ed eccolo, Quintana che taglia il traguardo, vince ancora la maglia rosa. Alle sue spalle Pantani e Chavez. Arriva anche Kruijswijk, poi Trofimov. Ed ecco anche la maglia bianca di Fabio Aru. Via via arrivano tutti gli altri con il gruppetto di porta, ecco, con Port, Maika, Rodriguez, Talaschi, Uran, poi Pozzovivo. Ed ecco anche Girotto, autore di un'ottima prestazione, visto che lo scalatore italiano anticipa Scarponi e Daniel Martin. È tutto anche per oggi, vi lasciamo al resoconto di giornata e alle nuove classifiche.